Buonasera dal Palasport in Largo Anguissola a Piacenza, tutto pronto per quella che è la 22esima giornata del campionato nazionale di Serie B, Girone B. Si affrontano la Becchieri Piacenza e la Vivigas Alto Sebino. Partita tra due formazioni al momento molto distanti in classifica, hanno ambizioni parecchio diverse, ma non per questo non ci aspetterà una partita intensa giocata, perché no, ad alti ritmi. Anche perché parliamo di un Alto Sebino che si è rinforzato in questa seconda metà di campionato, a fianco di Centanne ha aggiunto un lungo di peso, di qualità, d'esperienza, tutto sommato, come può essere Michele Squeo, era chiuso in quel di Bergamo dalle grandissime e qualitative rotazioni della Comarc. Ebbene, è arrivato da Vivigas, giocatore da doppia doppia di media, quindi numeri veramente molto molto importanti, qualcosa come 11 punti e mezzo, 12 punti, 12.5 rimbalzi catturati ogni sera, occhi puntati su di lui, appunto su Centanni, top scorer della squadra con circa 19 punti e 5 assist consegnati a serata. Vedremo se si confermeranno questa sera e soprattutto se Piacenza saprà dare una risposta.
magari in maniera più convincente già dal primo tempo. Ricordiamolo quello che è stato il match di andata. Piacenza vinse 71-98, un divario netto maturato però in un secondo tempo incredibile sì per i biancorossi, ma che racconta anche di 20 minuti giocati esattamente alla pari fra le due formazioni. Poi Piacenza ha tirato fuori tutta la propria qualità, 24-51 addirittura il parziale era stato in quel secondo tempo giocato in riva al lago. Ebbene, vedremo quali saranno le risposte piacentine. Intanto tutto pronto, ultimo saluto tra compagni di squadra, si apprestano ad entrare in campo i quintetti base. Vediamo intanto quello della Vivigas che presenta proprio Squeo, lo vediamo con il numero 8, poi Cent'anni, Piloti, altro giocatore molto importante nella rotazione, doppia cifra di media anche per lui. Completano Bergamin e Belloni. La Becker invece risponde con Sanguinetti, Rezzano, Banti, Capitan Soragna inserito fin dal primo minuto. Vediamo quale sarà l'apporto dell'ex argento olimpico che in questa stagione sta faticando dal punto di vista fisico. È arrivato in corsa dopo un problema al polso, ha subito un altro infortunio poco dopo, insomma sta recuperando lo smalto, perlomeno sta riuscendo a dimostrare sempre più la propria qualità. Completa Leonzo, tutto pronto per questa palla a due. Banti e Squeo salteranno per contendersi il primo possesso di questa partita. Lo vince Piacenza che con Sanguinetti inizia il primo possesso offensivo. Ora Leonzio in punta che aspetta un movimento dei compagni, servito Sanguinetti che si arresta, il tiro immediato è sbagliato ma è ben preso e Banti tocca subito, Rezzano lotta, alla fine maglie blu mettono le mani sul pallone. Però Piacenza aveva lottato molto bene con i propri lunghi per catturare questo rimbalzo offensivo, ribaltamento di lato nelle mani di Bergamin che mantiene vivo il palleggio contro Matteo Soragna che tiene con il fisico, costringe Bergamin a un strano giro sul perno, più che strano anzi direi difficile, ma è bravo lui, trova i primi due punti della partita. Siamo 0-2 dopo 40 secondi di gioco. Sanguinetti a servire Leonzo sul lato destro, aspetta a mettere palla a terra perché vuole servire Banti, scusate, Soragna che attacca spalla canestro proprio contro Bergamin, si rinnova la sfida, l'altra metà campo, non c'è il canestro, c'è il fallo sul numero 7 biancorosso, sarà viaggio in lunetta per lui. Primi tiri liberi di questa partita per Soragna. Va a bersaglio, la dea bendata è dalla parte di Matteo Soragna in questo caso. Si sblocca Piacenza dopo poco meno di un minuto. Possibilità di riagguantare la parità. E siamo 2-2, 9-0-4 da giocare. Attacca però la Vivigas con Bergamin che già dall'altra parte si ferma perché aspetta il movimento dei compagni, prova a smarcarsi Cent'anni che non viene servito perché Leonz mette la mano sul pallone e corre immediatamente schiacciato a terra per Banti. Buona transizione offensiva per Piacenza, il primo vantaggio biancorosso dopo 70 secondi di gioco in questa sfida. Sanguinetti a marcare faccia a faccia Belloni, poi la palla arriva a Cent'anni che si alza immediatamente da tre punti, il tiro riesce corto e a catturare rimbalzo Banti. Attenzione a Cent'anni, come detto è il miglior realizzatore della squadra lombarda, era stato top scorer anche nel match di andata, 22 punti realizzati. Intanto buona palla per Banti che non può controllare perché la difesa gli sporca il pallone, sporca il possesso. Sarà rimessa da fondo Bakery con 12 secondi nell'azione, pronto Soragna ad effettuare questa rimessa. Riceve Rezzano, catch and shoot, c'è il fallo su di lui, fallo di Cent'anni. E abbiamo sentito coach Steffè da subito dire a Soragna, guarda Rezzano, ecco, Rezzano si è liberato in maniera perfetta, non si è potuto adeguare in tempo alla difesa bianco-blu. Due tiri liberi per Massimo Rezzano che ha subito il fallo su quel tiro immediato. Va intanto lungo col primo a sua disposizione, quindi al più potrà esserci un possesso pieno di distanza fra le due squadre.
va a lungo anche con il secondo, quindi si resta fermi sul 4-2 siglato nell'azione precedente. L'attacca però la Vivigas, riceve squio dove non può essere pericoloso, poi prova a farsi vedere Belloni che riceve, mette palla a terra, si butta dentro contro la difesa di Soragna, arriva in aiuto, dovrebbe essere Sanguinetti, c'è fischio arbitrale che va contro Matteo Soragna. È il primo personale, nonché primo fallo di squadra per Piacenza. Si resta nella metà campo offensiva della Vivigas Alto Sevino, 14 secondi che vengono resettati, qualche istante per asciugare il parquet, poi si potrà continuare con questa partita. Si fa vedere Bergamin che aspetta il movimento del compagno, poi mette palla a terra prima di servire Centanni, schiacciato a terra con verso Squeo. Fallo intanto è stato fischiato contro Piacenza, per la precisione contro Leonzio. Sono due i falli di squadra per la Becheri e quindi c'è un nuovo possesso da 14 secondi per Alto Sevino. Si muove Centanni che non può ricevere, infrazione di 5 secondi. Piacenza riconquista questo possesso, applausi dalla panchina biancorossa, l'incitamento ai propri compagni. Intanto difesa allungata, vediamo da parte degli ospiti. Sanguinetti la supera senza troppi problemi, Leonzio riceve sul lato sinistro, mette poi palla a terra, cerca di servire Rezzano. Ancora una volta la difesa di Alto Sevino è tarantolata, sarà rimessa da fondo, indica l'arbitro. 13 secondi per andare al tiro per Piacenza, Leonzio si incarica di effettuare questa rimessa, prova a farsi vedere Sanguinetti che riceve, poi non può tornare da Leonzio, quindi mette palla a terra sfruttando il blocco di Banti, in angolo da Leonzio, ed è Leonzio con la tripla, mini allungo biancorosso, dopo che era stata Alto Sevino a siglare i primi punti di questa sfida, un contropressale di 7-0, ma c'è spazio per la tripla sbagliata da parte di Bergamin, corre Sanguinetti in palleggio, prova a servire Rezzano che lotta per la posizione contro Pilotti, diversi giri sul perno per Rezzano che regge molto bene il contatto, si lamenta anche perché chiedeva un fallo e poi la difesa biancorossa dall'altra parte si perde l'uomo di Rezzano che non poteva in alcun modo recuperare, era caduto a terra nella situazione precedente. Due punti anche per Alto Sevino che quindi si riporta sotto di 5 lunghezze, 9-4 quando mancano 6:40 da giocare. Servito Sanguinetti, c'è il blocco di Banti che poi si allarga e taglia verso Canestro, 5 secondi, dovrà affrettare Piacenza con Leonzio ancora una volta, stessa mattonella di prima, questa volta l'esito non è il medesimo, quindi torna in attacco Alto Sevino con Centanni, si porta sul lato destro, marcato da Giacomo Sanguinetti, Squeo riceve sempre molto lontano da Canestro, poi porta il blocco per Pilotti, Centanni si butta dentro, l'arresto nel pitturato, il tiro riesce addirittura corto, molto bene Piacenza al rimbalzo difensivo, ultimo tocco in questo caso è stato della difesa, nella fattispecie è stato di Belloni. Piacenza con 21 secondi avrà la rimessa nella propria metà campo difensiva. Gioco che è già ripreso, Sanguinetti ha superato la metà campo, prova a buttarsi dentro ma non c'è uno spazio e quindi Rezzano si riparte da lui, porta a casa un altro fallo, questa volta del numero 11 Pilotti, per lui il primo personale. Rezzano riceve lontano da canestro, si va nuovamente da Sanguinetti col blocco di Banti, si arresta, fa partire il tiro immediato Sanguinetti con due punti di altissima qualità, quelli siglati dal playmaker ex Fortitudo Bologna. Centanni sulla pressione di Leonzio è andato a servire Belloni, poi nuovamente Squeo che ormai sta agendo come ricevitore ormai circa dagli 8 metri, spazio per Pilotti che sbaglia questa conclusione, lotta molto bene Squeo ma non è lui a mettere le mani sul pallone, invece è Banti che permette a Piacenza di riportarsi nella metà campo d'attacco. Sanguinetti schiaccia a terra per Banti dove spazio non c'è,
il lungo biancorosso non mette le mani su questo pallone e quindi c'è la palla persa dei biancorossi. Ci avviciniamo alla metà di questa prima frazione, 5:20 da giocare in questo momento. Alto Sebino in possesso di palla con Bergamin, poi palla sotto per Squeo che ha una recessione difficile, quindi deve ripartire da molto lontano contro Banti. Continua con l'uno contro uno insistito, spalla canestro, il tiro difficilissimo, ma con l'aiuto del ferro lo manda a bersaglio. Primi punti nella partita di Squeo. Aspettiamoci un coinvolgimento molto alto per il numero 8 in maglia bianco-blu, che come detto mette insieme numeri veramente molto importanti. Una gestione difficile per Sanguinetti, che a 10 secondi dalla fine dell'azione si prende un grandissimo step back, manda a segno questo canestro. Lezioni di palleggio, arresto e tiro da parte di Giacomo Sanguinetti, che ora si trova a difendere su Belloni, il quale si crea lo spazio grazie al blocco, manda a segno la tripla che riporta a meno 4 Alto Sebino. Vediamo quale sarà la risposta biancorossa con Leonzo, che serve molto bene Rezzano. Un grande assist da parte del numero 20 piacentino. E poi Rezzano, bravo a seguire, a farsi trovare nel posto giusto, al momento giusto. Due punti anche per lui. Bergamin a servire Squeo, prova nuovamente l'uno contro uno con Banti. Rezzano è pronto eventualmente ad aiutare. Si va da 100 anni, sbaglia la tripla e Rezzano da solo a rimbalzo. Poi ha consegnato la palla a Giacomo Sanguinetti, già nell'altra metà campo, si butta dentro, si arresta poi nel pitturato, altro canestro per Giacomo Sanguinetti che sale a quota 6 punti. Grandissimo avvio da parte dell'esterno ex Fortitudo e Scafati. Squeo da Bergamin che ha spazio dall'arco, sbaglia il tiro e quindi Leonzio a condurre sezione offensiva. Sanguinetti che mette palla a terra con i suoi passi, poi Leonzio che si riparte da lui. Attenzione, spalla canestro per Rezzano, quando mancano 5 secondi viene stoppato da parte di Squeo, ultimo tocco è suo. C'è rimessa da fondo per Piacenza, gli arbitri si parlano. 14 secondi nell'azione di Piacenza. Soragna ad effettuare la rimessa, passaggio molto difficile verso Rezzano che ha subito anche un colpo in faccia. Comunque palla persa per Piacenza, mentre riceve Bergamin fuori dall'arco, 100 anni ancora più lontano. Si cerca nuovamente Squeo, che rinnova questo uno contro uno con Banti, il tiro è veramente molto difficile. Fallo da parte di Soragna a rimbalzo. E quindi coach SF opta per un cambio, perché Soragna conta due falli personali. Fa il proprio ingresso, prima volta in questa partita, con il numero 2 Mattia Magrini. Riceve Belloni fuori dall'arco, poi palla sotto a Bergamin che prova a sfruttare il fisico su Sanguinetti. Lo fa egregiamente perché porta a casa un fallo del numero 5 piacentino e ci sarà viaggio in lunetta per lui. Due tiri liberi per l'appunto per il numero 12 maglia blu. A bersaglio intanto con il primo, quindi raggiunge quota 10 punti realizzati da Vivigas. E c'è il 2-2. Sono 6 ore i punti che separano le due formazioni. Piacenza però, oltre ad avere il vantaggio nel punteggio, ha anche il possesso di palla con Sanguinetti che si butta dentro, poi si ferma nella propria corsa in maniera sapiente, porta a casa un altro fallo. Vediamo a chi viene assegnato, il numero 14 Belloni. Si tratta del primo fallo personale
bonus raggiunto anche da Alto Sebino. Entrambe le formazioni manderanno in lunetta l'avversario nella prossima situazione fallosa. Riceve Magrini che ha tanto spazio, il tiro è da due punti, ma la bersaglio, e la panchina ospite opta per il time out perché Piacenza raggiunge nuovamente il più 8. Qualche istante di pausa, poi ritorneremo su questa partita. Si ritorna a giocare Alto Sebino, ovviamente in possesso di palla. Vede campo superata con Bellone in palleggio, marcato sempre da Sanguinetti. Prova a mettersi in ritmo Centanni, che però torna dal proprio compagno col numero 14. Ecco Centanni che, quando mancano 8 secondi, si arresta dalla lunetta. Colletto del ferro, manda a bersaglio questo canestro. Sono i primi punti della sua partita. Alto Sebino torna a meno 6. Blocco di Banti che viene mandato via da Sanguinetti perché si cerca di servirlo con l'aiuto di Leonzio. Ecco l'uno contro uno di Banti sul numero 11 Pilotti, fallo di quest'ultimo, e Banti andrà in lunetta con due tiri liberi. Lungo questo primo tiro libero del numero 15 Maglia Becker Piacenza, si resta quindi sul 19-13, 0-2, e colpo subito a rimbalzo da parte di Bergamin, colpo falloso perché c'è il fallo di Banti. Esce intanto Leonzio, fa il proprio esordio Filippo Guerra. Dall'altra parte fuori Pilotti e dentro per la prima volta in questa partita Esposito con il numero 20, mentre c'è il viaggio in lunetta per Bergamin, che ha possibilità di raggiungere Sanguinetti quale miglior realizzatore di questa partita. Quota 5 in questo momento dopo il primo libero bersaglio, potrebbe per l'appunto agganciare Sanguinetti a quota 6 punti realizzati, e così è. E quindi siamo sul 19-15 quando manca un minuto e 42 alla fine di questo primo quarto. Sanguinetti da schiacciare a terra per Magrini, che in punta aspetta, poi mettendo palla a terra porta a casa un fallo, fallo proprio di Bergamin, per cui si tratta, scusate, del secondo personale. Viaggio in lunetta per Mattia Magrini. Piacenza deve assolutamente aggiustare le proprie percentuali di lunetta, siamo a 2 su 6 in questo momento. E lo fa intanto Magrini mandando a bersaglio il primo libero a sua disposizione, 20-15. Non mancano poco più di 90 secondi alla fine di questo primo quarto. Percorso netto per l'esterno passato da Montegranaro, dove è stato allenato proprio da coach Steffè qualche stagione fa. Adesso Belloni
in palleggio, ma lontano dalla palla c'è un fallo, fallo che dovrebbe essere di Guerra, però in virtù del bonus già raggiunto da Piacenza manderà in lunetta Alto Sebino. Esce intanto Sanguinetti per qualche istante di riposo e fa il proprio esordio in questa sfida Tommaso Tempestini. Cambio anche per Alto Sebino, esce Belloni ed entra Coltro, anche lui all'esordio in questa sfida. E intanto vediamo i tiri liberi di Cent'anni. Nuova bersaglio col primo libero della sua partita. 21-16 quindi il punteggio. Possibilità di ritornare a 4 punti di distanza. Situazione che non si concretizza perché il tiro libero di Cent'anni rimbalza più volte sul ferro. Sarà intanto Samoggia che farà il proprio esordio in questa partita alla prossima occasione utile. Guerra in punta a sfruttare il blocco di Banti, il quale rolla dentro, però Guerra in un passaggio avventuroso per Magrini che non trova spazio per prendersi questo tiro. Arriva la palla persa da parte di Piacenza, Cent'anni corre e poi torna sui suoi passi a servire Coltro, arriva Rimorchius Queo sotto da Bergamin che sposta letteralmente Guerra, poi fa partire un tiro molto molto lontano dal bersaglio. Ultimo tocco è di un giocatore di Piacenza dopo che Squeo aveva catturato questo rimbalzo offensivo. 7 secondi nell'azione, come detto entra Matteo Samoggia a dargli spazio a Massimo Rezzano. Rezzano autore fin qui di 4 punti con 2 su 2 dal campo, 0 su 2 dalla linea della carità. Riceve Bergamin lontano da canestro contro Guerra, si muove Cent'anni che vuole assolutamente la palla, non viene servito e fa bene Bergamin che porta a casa 2 punti, porta a casa anche il fallo. Vediamo a chi viene assegnato, fallo di Guerra che raggiunge quota 2 personali in circa un minuto di gioco, già 2 falli commessi dal giovane playmaker biancorosso. Possibilità di portarsi a 2 soli punti di distanza per Alto Sebino, così è. Bergamin sempre più top scorer di questa partita, addirittura quota 9 realizzata in questo momento. Attacca Piacenza con Tempestini a servire Samoggia che gli consegna immediatamente il pallone, nuovamente Tempestini in palleggio, ecco il blocco di Banti, questo è detto Magrini che serve Diego Banti, attacca sulla linea di fondo, sbaglia l'appoggio al tabellone, alla fine due bianco-blu a conquistare il rimbalzo, non potrà andare fino in fondo, c'è una discrepanza di circa 5 secondi tra i due cronometri. Bergamin lontano dal canestro mette palla a terra, si muove Cent'anni che riceve, difende bene su di lui Guerra, è un tiro molto difficile, Esposito per stare al rimbalzo offensivo. Cent'anni quando mancano 2 secondi sbaglia un altro tiro, Magrini si alza allo scadere, la palla colpisce soltanto il tabellone, si chiude qui sul 21-19 il primo quarto di questa sfida. Anche tu Leo!
Gioco che riprende con la Vivigas in possesso di palla. In palleggio riceve poi Squeo che va da Cent'anni. Movimento sulla linea di fondo per Esposito che viene servito soltanto in questo momento. 10 secondi, prova l'appoggio al tabellone, va a bersaglio e quindi siamo nuovamente in situazione di parità. Messa da fondo per Piacenza da parte della difesa. Tempestini va a superare la metà campo in questo momento, su di lui la difesa dura di Coltro che gli mette molta pressione. Guerra praticamente a metà campo, va a servire Magrini che guarda per un attimo il canestro, poi si butta dentro e fa bene, porta a casa un fallo. Fallo è stato del numero 16 Borghetti, che ha fatto il suo esordio in questa partita. Samoggia va a servire Tempestini, che sfrutta nuovamente il blocco di Banti. Non viene servito lui, si va da Guerra. 4 secondi dovrà inventare Banti in questo momento. Allo scadere il tiro difficilissimo! Diego Banti! Con l'uomo addosso, cadendo all'indietro, quindi equilibrio precario. 2 punti di qualità da parte di Diego Banti, che riporta avanti Piacenza. Cent'anni riceve, aspetta il movimento di Coltro che non riesce a liberarsi sui blocchi, quindi Borghetti dall'altra parte si torna da Esposito, ma dovrà poi inventare in qualche modo Coltro allo scadere. Il tiro è stato sbagliato, ma molto bravo Esposito a rimbalzo, non altrettanto bravo a concretizzare con 2 punti, però aveva fatto una buona cosa seguendo dopo il tiro del compagno. Altra palla di Tempestini per Banti che non riesce a controllare. Tempestini si scusa con Magrini che era libero fuori dall'arco e si aspettava questo pallone. Esce Banti e rientra Rezzano. Applausi per Diego Banti. Intanto siamo già nell'altra metà campo con Alto Sebino che attacca con Cent'anni sul cambio difensivo. È arrivato Samoggia su di lui, Squeo dentro da Esposito, un arresto sospetto, poi sbaglia un'altra volta una conclusione, corre Magrini che poi schiaccia a terra per Rezzano, tiro immediato da 3 punti, è nelle sue corde, questa volta non lo manda a bersaglio, ma non vuol dire che non sia un tiro che nell'economia del gioco di Massimo Rezzano sia da prendere. Questo Steffi intanto lamenta qualche contatto nell'attacco lombardo. C'è intanto il fallo contro la difesa biancorossa, fallo contro Samoggia. Per lui dovrebbe essere il primo personale, se non vado errato. Così è, c'è il cambio, Beccheri rientra Sanguinetti, vediamo chi riesce al posto, immagino Guerra. Così è, esce il numero 9 della Beccheri. Nuovamente in campo il playmaker titolare, doppio play per coach Steffè. Tempestini e Sanguinetti, sarà quest'ultimo probabilmente ad occupare lo spot di guardia, quindi con molti palloni che passeranno nelle mani di Tempestini, mentre Samoggia è bravissimo su questa rimessa a intercettare, buttarsi di là, porta a casa il fallo. Gran giocata di intensità da parte di Matteo Samoggia, che d'esperienza si conquista questo viaggio in lunetta. Samoggia storto con il primo libero a sua disposizione, incitamento da parte dei compagni. Adesso a bersaglio con il secondo, in possesso pieno, quindi a separare le due formazioni. Coltro col palleggio vivo contro Tempestini, nuovamente Cent'anni, tanti palloni passano ovviamente dalle sue mani, arrivano 2 punti per lui.
Alberto Sebino è sempre lì, è stata brava a riportarsi a contatto dopo aver toccato il meno 8. Ora c'è un solo punto a separare le due squadre. Tempestini si arresta, il passaggio arriva nelle mani di Magrini, nonostante il tocco da parte della difesa. Magrini porta a casa il fallo sul tiro, tiro che sarebbe stato veramente difficilissimo, addirittura dietro tabellone. Ma c'è il viaggio in lunetta per Mattia Magrini. Cambio intanto, anzi doppio cambio per la Vivigas, fuori Borghetti e Squeo. Entrano Pilotti e Permon, tanto sono tre i falli commessi da Borghetti, tre falli in circa tre minuti di gioco, insomma hanno costretto la panchina ospite a sostituirlo immediatamente. Realizza intanto il primo libero Mattia Magrini. E c'è il 2 su 2 per Mattia Magrini, che sale quindi a quota 6 punti realizzati. Al pari di Sanguinetti, top scorer bianco-rosso. Seguiamo però questo attacco della Vivigas. Prova a farsi vedere Pilotti, riceve contro Samoggia che lo tiene lontano da canestro. Saranno soltanto 7 secondi per andare al tiro. Addirittura col tiro spalla canestro, rimbalzo di Samoggia in seguito all'errore. Sanguinetti è già nell'altra metà campo. Aspetta poi di servire Samoggia che gli consegna immediatamente il pallone. Blocco di Rezzano che rolla immediatamente, dove però non può essere servito. Tempestini! Tommaso Tempestini con la tripla da casa sua. Torna a più 6 Piacenza, mentre c'è un fallo di Magrini che si accusa immediatamente. È il primo personale. Sono due falli di squadra per la Becchieri. 19 secondi nell'azione per la Vivigas. Vediamo chi sarà il terminale offensivo designato. Cent'anni a schiacciare a terra per Pilotti, che prova a lottare spalla canestro. Ci sono due punti per lui. C'è un altro rimbalzo per Samoggia, che anche questa volta ha fatto buona guardia. Servito Mattia Magrini, che non trova l'appoggio giusto. C'era tutta la difesa addosso a lui. Ritorna immediatamente in difesa. Poi il tiro da tre punti, nettamente fuori dal bersaglio. Si lotta su questo pallone. Nuovamente Alto Sebino con Pilotti con la tripla a bersaglio. 29-26, siamo entrati negli ultimi 6 minuti di questo primo tempo. Piacenza prova a spingere nuovamente sull'acceleratore con Magrini, che va a servire Rezzano, spalla canestro. Bel duello con Esposito, duello molto fisico. Rezzano alla meglio, trovando un appoggio pazzesco al tabellone. Ha dato un giro strano alla palla, strano ma voluto. Avesse Esposito dall'altra parte, fare sportellato, e proprio con Rezzano, mentre Cent'anni fa partire un tiro più per cercare il fallo che non per trovare effettivamente i due punti. Tempestini addirittura a rimbalzo, servendo Magrini che va dietro la schiena. Passaggio sbagliato come scelta, più che altro sarebbe servito probabilmente qualcosa di più semplice. C'è la palla persa quindi da parte di Piacenza. Alto Sebino ritorna in attacco. Belloni è rientrato sul terreno di gioco, conduce questo attacco dei Lombardi, servito nuovamente Esposito. Nuovamente Belloni in punta, il passaggio gli è arrivato da Cent'anni. Belloni sbraccia contro Tempestini, che si trova a marcare addirittura Esposito, e alla fine arriva la palla recuperata da parte di Piacenza, che corre con Sanguinetti. Si arresta da tre punti Giacomo Sanguinetti. Prima tripla mandata a bersaglio nella sua partita. Più 9, che è il massimo vantaggio toccato da Piacenza. Non ci sta Cent'anni, che immediatamente realizza di là il 34-28. 4-10 da giocare. Sanguinetti prova a salvare questo pallone, ma non ci può arrivare. Sarà rimessa Vivigas dopo il cambio
anzi c'è il time out prima, quindi breve pausa anche per noi. Gioco che già ha ripreso, attacca la Vivigas con il bel passaggio di Centanne per Pilotti. Servito molto bene il lungo bianco-blu, ci sono subito due punti dopo il time out, sicuramente la reazione sperata, nel momento in cui è stato chiamato il time out, lavora molto bene Magrini intanto sui blocchi, ma il cambio difensivo porta Esposito su di lui, c'è spazio quindi per Rezzano contro Bergamin, cerca di crearsi spazio col fisico, lo fa molto bene trovando due punti. Si prepara il doppio cambio per la Bakery, entreranno Leonzio e Banti, lo faranno immediatamente perché c'è il fallo della difesa, fallo di Tempestini. Ecco quindi il cambio biancorosso, fuori Tempestini e Samoggia, ed entrano per l'appunto Leonzio e Banti. Centanni, quando mancano 5 secondi, prova a inventare contro Leonzio, si appoggia di mano mancina al tabellone. Due punti per Centanni, mentre Piacenza corre molto bene dall'altra parte. Triple di Magrini, non era rientrata la Vivigas. E quindi ottima risposta biancorossa al canestro precedente di Centanni. Centanni che intanto è salito a quota 9 punti. C'è un altro timeout in campo. .53 da giocare, Piacenza avanti 39-32, avrà anche il possesso di palla con Leonzio ad effettuare la rimessa, Sanguinetti riceve immediatamente, si muove contro la difesa di Belloni,
subito Razzano che poi aspetta Magrini sull'uscita dai blocchi. Ecco Sanguinetti che lavora per provare una linea di passaggio per Banti, non c'è, quindi si giocherà il pick and roll fra i due. Banti si allarga, Sanguinetti allo scadere prova a inventare, porta a casa un fallo. Non andrà all'onetta perché con questo fallo Alto Sabino raggiunge il proprio bonus. 14 secondi però nell'azione di Piacenza, che considerando che stavano per scadere quelli dell'azione precedente, sicuramente è un affare per i biancorossi. Lavora Sanguinetti nuovamente sui blocchi e riceve. Ecco il pick and roll con Banti che va immediatamente verso canestro. Magrini finta dalla partenza, poi si prende un'altra tripla. E gran risposta di Mattia Magrini, ufficialmente il miglior realizzatore di questa partita, unico uomo in doppia cifra, quota 12, quando Piacenza tocca per la prima volta il vantaggio in doppia cifra. Siamo 42-32, stiamo per entrare negli ultimi due minuti di questa seconda frazione. Leonzio intercetta e corre immediatamente di là, prova a portare a casa anche il fallo, ci sono sicuramente i due punti. Gioco fermato per asciugare il parquet. Oltre a servire a Cent'anni, prova a difendere Leonzio, servito Esposito che riconsegna immediatamente a Cent'anni, il cambio difensivo ha portato Rezzano su di lui, poi Esposito lavora nel pitturato, va a terra, poi comunque è riuscito a servire Cent'anni, tiro sbagliato da parte della Vivica, scorre Sanguinetti che mette la quinta, porta a casa un altro fallo, manderà in lunetta il numero 5, fallo dal numero 20 Esposito. Piacenza prova l'allungo sul finire del secondo quarto, ora più 12 con la possibilità dalla lunetta con Sanguinetti di allungare ulteriormente. Interessante il confronto percentuale fra le due formazioni, Piacenza tira quasi con il 73% dal campo, sì, avete sentito bene, 73%, dall'altro lato Alto Sabino con il 40%, frutto di un 10 su 21 da 2, 2 su 9 da 3, 1 su 2 per Sanguinetti, quindi siamo su 45-32, un minuto e mezzo già iniziato per andare all'intervallo lungo. Esposito a servire a Cent'anni sul lato destro, si lavora per Coltro che sfrutta il gioco di Squeo, le mani veloci di Leonzo non assicurano il possesso a Piacenza, quindi si lotta su questo rimbalzo. Magrini, secondo l'arbitro che era proprio lì, aveva già i piedi sulla linea nel momento in cui è saltato per conquistare questo possesso. 24 secondi quindi nell'attacco di Della Vidigas. Cent'anni a ricevere fuori dall'arco, poi a servire spalla canestro Bergamini che si prende un tiro difficilissimo, lo manda a bersaglio conquistandosi anche un fallo. Fallo che vediamo chi viene fischiato. Fallo di Magrini. Magrini che commette così il secondo fallo personale. Tiro libero aggiuntivo per il numero 12 bianco-blu. Che va a bersaglio, 45-35, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco di questo secondo quarto. Leonzio il consegnato da Rezzano, poi va a servire avanti che dal mezzo angolo non può esimersi da prendere il tiro e il ferro lo accoglie, permettendo a Piacenza di riportarsi nuovamente sul più 12. Attacca Squeo che va a commettere fallo in attacco, tornerà quindi in attacco Piacenza quando mancano 30 secondi e 86.
prova la giocata in velocità Piacenza, però Alto Sebino fa buona guardia e quindi proverà a giocare sui 24 secondi Piacenza. Sanguinetti a servire Rezzano che attacca, va a servire poi Banti che dalla lunetta si prende questo tiro, manda a bersaglio anche questo. Piacenza continua con le percentuali altissime che se possibile stanno ulteriormente lievitando. Altro fallo in attacco della Vivigas, il fallo è di Squeo, mentre c'è la time out perché coach Steffè vuole giocarsi al meglio questi 5 secondi e 26. Sarà Magrini ad effettuare questa rimessa. Sanguinetti riceve, mette immediatamente palla a terra, prova a costruirsi il tiro da lontanissimo, non lo manda a bersaglio. Si chiude quindi qui il primo tempo, Piacenza avanti 49 a 35, trascinata da 12 punti di Mattia Magrini, 10 di Giacomo Sanguinetti. Questo primo tempo è tutto, ci risentiamo per i secondi 20 minuti di questa sfida.
tutto pronto per tornare in campo per questo secondo tempo della sfida fra Becker Piacenza e Vivigas Alto Sepino. Situazione di 49-35 per i padroni di casa della Beccheri, trascinati dai 12 punti di Mattia Negrini e i 10 di Giacomo Sanguinetti. Dall'altra parte risponde Bergamin con 12 punti, Centanni di poco in singola cifra, 9 punti. Vediamo quale sarà il suo approccio in questo secondo tempo. Secondo tempo che è già iniziato con la palla nelle mani di Piacenza, precisamente nelle mani di Sanguinetti. Ora Leonzo sul lato sinistro a servire Rezzano, che ha spazio da 3 punti e si sblocca immediatamente in questo secondo tempo. Rezzano raggiunge anche egli la doppia cifra, 11 punti realizzati. Squeo cerca la linea di passaggio per Bergamini, ma non la trova e quindi in palleggio va a servire Belloni, il quale mette palla a terra. Spilotti incrocia e conquista il pitturato, nel quale trova 2 punti per rispondere immediatamente. Alto Sebino ovviamente non ci sta, non vuole assolutamente cadere sotto i colpi di una Becker Piacenza concreta, soprattutto nel secondo quarto. Soragna, servito molto bene da Sanguinetti, trova quelli che sono i primi punti dal campo. Aveva già realizzato due tiri liberi nel corso del primo tempo, sale quindi a quota 4 personali. Pilotti a provare la conclusione del 6-75, la quale non va a bersaglio. Corre Sanguinetti dopo il rimbalzo conquistato da Rezzano, non va a sfruttare il blocco, serve poi Leonzio che mette palla a terra. 12 secondi nell'azione, Leonzio con palleggio vivo in punta sfruttando il blocco di Banti, che rolla dentro, non viene servito perché lo si serve in un secondo tempo con Soragna. Altro tiro difficilissimo e il fadeaway è evidentemente uno dei tiri preferiti dal lungo ex Biella. Come nel primo tempo manda a bersaglio, nonostante un tiro veramente difficile. Centanni a servire Bergamin, il quale prova la difesa alla squadra biancorossa. L'ultimo tocco è di uno giocatore di Piacenza, ci saranno quindi 14 secondi per la Vivigas per trovare 2 punti. Centanni effettua la rimessa, vediamo nelle mani di chi. Belloni, che palla col palleggio si sposta in punta, marcato come sempre da Soragna. Il consegnato per Bergamin, che va nuovamente da Pilotti, murato il suo passaggio da parte di Banti, che recupera quindi un possesso offensivo per i suoi. Sanguinetti, il palleggio che si crea spazio, non si prende il tiro sebbene l'abbia fintato in un primo momento. Banti a consegnare a Sanguinetti, che mette nuovamente palla a terra, c'è spazio per Rezzano che dall'arco di 6.75 colpisce un'altra volta, costringe ancora una volta Alto Sebino al time out, perché Piacenza tocca il massimo vantaggio assoluto, più 22, 5-9, 3-7. Alto Sebino non vuole perdere il treno. Siamo nuovamente in campo, Piacenza deve difendere. Alto Sepino con Pilotti, poi mette palla a terra sulla grandissima pressione da parte di Rezzano, che gli oscura completamente la visuale. Sostanzialmente una palla recuperata da parte di Rezzano, anche se probabilmente questo non andrà nelle statistiche, ma a conti fatti l'abbiamo visto. Questo è stato. Piacenza torna in attacco con Alto Sepino che allunga a tutto campo la propria difesa.
C'è un fischio. Non ho capito quale sia stato il problema. Fallo tecnico alla panchina. Fallo tecnico alla panchina di Alto Sebino. Sarà un tiro libero del quale si incarica Massimo Rezzano. E poi il possesso per la Bakery. Bersaglio Rezzano. E quindi sul 60-37 Piacenza al possesso, con Sanguinetti che supererà la metà campo contro Belloni, poi si sposta sul lato destro, cerca di buttarsi dentro, crea spazio per Vanti, si prende addirittura la tripla, il tiro è sbagliato, Sanguinetti a rimbalzo, inversione di ruoli sostanzialmente, con Banti ad alzarsi da tre punti e Sanguinetti a conquistare il rimbalzo offensivo. Poi è stato il fallo della difesa, resta quindi in attacco la Bakery. Leonzio in palleggio, mancano però 8 secondi soltanto per andare al tiro, se ne avvede, allora si butta dentro, serve poi Rezzano, un altro grande assist di Leonzio per Rezzano, ritocca il proprio massimo vantaggio Piacenza, ora addirittura 25 punti. C'è il fallo sul tiro di Bergamin, fallo di cui si accusa immediatamente Banti. Viaggio in lunetta per il numero 12 ospite. Sbaglia questa prima conclusione Bergamin. Su 2 Sanguinetti a conquistare il rimbalzo, quindi torna in attacco Piacenza, l'ultimo tocco è di Leonzio secondo la coppia arbitrale, sarà quindi Alto Sebino a riportarsi in attacco. Rezzano conquista questo rimbalzo dopo l'errore al tiro da parte degli ospiti, mantiene saldo il proprio vantaggio Piacenza. Ora su Ragna va a servire Leonzo che finta il tiro, poi sfrutta il blocco di Banti, il quale viene trattenuto per un attimo da Cent'anni, la palla si arrampica poi sul ferro, ci sono altri due punti per Ennio Leonzio, autore fin qui di una gran buona partita. Cent'anni si prende la conclusione da tre punti, ma cuor leggero, la manda a bersaglio. Il punteggio che dice 64-40, mentre c'è un fallo da parte di Belloni su Sanguinetti. Secondo fallo di squadra per gli ospiti, terzo invece per il numero 14 in maglia Vivigas. Riceve Sanguinetti sulla rimessa, poi finta il tiro, serve invece Rezzano, Massimo Rezzano con la bomba del più 27, è definitivamente scappata Piacenza, il passivo diventa sempre più impegnativo, addirittura un 18-5 in questa terza frazione. Vediamo quale sarà la risposta di Alto Sebino, che deve cercare di perlomeno restare a contatto, e ci prova con Bergamin che ha mandato a bersaglio questo canestro, quello del 67-42. Ci avviciniamo alla metà della terza frazione, Rezzano in possesso di palla consegna a Sanguinetti,
palleggio numero 5, gli viene strappata la palla da dietro. Ha perso anche la scarpa, torna in difesa addirittura con la scarpa in mano, Sanguinetti. Mentre c'è il fallo sotto canestro di Leonzio su Bergamin, può rimettersi la scarpa Giacomo Sanguinetti, che torna anche in panchina per far questo. Si siede un attimo. Virgin Lunetta. Virgin Lunetta per il numero 12, Bergamin. Sbaglia questo primo tiro libero Bergamin. Realizza invece il secondo, sale quindi a 7 su 10 dalla lunetta in questa partita. Sanguinetti vede lo spazio per buttarsi dentro e provare così i due punti del nuovo più 26 piacentino. Belloni, grande finta sulla linea di fondo, poi la palla arriva a Centanni che si alza, il tiro pesante, l'ultimo tocco di un giocatore in maglia blu. Sarà Piacenza a ritornare in attacco. Leonzio in palleggio praticamente sulla metà campo, aspetta Sanguinetti, viene servito in questo momento il numero 5 biancorosso che schiaccia a terra un gran pallone per Banti, deve soltanto appoggiarsi al vetro e trovare altri due punti. Quanto riguarda la sua partita sono i punti 10 e 11, scusate 11 e 12, sarebbero 12 punti Diego Banti. Centanni dall'altra parte si arresta sul raddoppio di Rezzano e Soragna, in qualche modo prova ad uscirne ma Leonzio è più lesto di tutti, perde però l'equilibrio, scadono qui i 24 secondi perché nessun giocatore aveva fatto cambiare possesso, quindi Becker che tornerà in attacco con la palla addirittura del più 30. Schiacciare a terra per Banti che lavora nel pitturato, il semigancio non va a bersaglio ma c'è il fallo su di lui, lo porterà in lunetta con la possibilità appunto per Vicenza di toccare quello che ovviamente sarebbe il massimo vantaggio fino a questo momento nel caso arrivasse il più 30. Alto Sevino sta veramente pagando caro questo terzo quarto, vediamo anche quello che è il parziale 22-8 che è unito al 28-16 della frazione precedente, sicuramente non gioca a favore della squadra di coach Giubertoni. Banti intanto ha sbagliato il primo libero a sua disposizione, seconda opportunità per lui, questa volta a bersaglio. E Piacenza quindi conduce per 72-43. Prova Centanni col tiro da tre punti, poi Esposito ha favorito addirittura due rimbalzi offensivi consecutivi, ora è lui a portare il blocco per Coltro che viene stoppato addirittura sulla conclusione,
Piacenza è già di là con Sanguinetti, si porta sul lato destro, aspetta il movimento di un compagno, Leonzio schiacciare terra per Banti, arriva su di lui il raddoppio, quindi c'è il passaggio d'uscita per Soragna, l'extra pass per Sanguinetti, assist di Soragna, tripla di Sanguinetti. Piacenza ormai è inarrestabile, 7-5-4-3, ritoccato praticamente ad ogni possesso, il massimo vantaggio, prova a rispondere Alto Sebino, non vale il canestro da parte del numero 11 Pilotti, il fallo è precedente, sarà quindi semplice rimessa da fondo per Alto Sebino, esce intanto Centanni, al suo posto entra Permonna che abbiamo già visto per circa 3 minuti in campo nel corso del primo tempo. La rimessa verrà effettuata dal lato su indicazione della coppia arbitrale, 14 secondi dell'azione della Vidigas, a farsi vedere Bergamin che riceve il movimento dei compagni, il blocco di Esposito che poi rolla verso canestro, però a fare la buona guardia Banti, ma Bergamin è semplicemente più bravo di lui in questo caso. Altri due punti sono Bergamin e Centanni a crederci fino in fondo, 17 punti per il primo, 12 per il secondo. Per il resto solo Pilotti prova a reggere in qualche modo in termini di produzione offensiva. Intanto seguiamo Sanguinetti contro Coltro, la palla per Rezzano, questa volta sbaglia la conclusione, ma c'è Leonzio, più lesto di tutti, a rimbalzo offensivo, si alza intanto Magrini dalla panchina. Nella prossima occasione utile entrerà a dar fiato ad uno dei biancorossi in campo, fallo portato a casa da Leonzio, sarà viaggio in lunetta probabilmente, vediamo se giudica la posizione di tiro, anzi no, sarà semplice rimessa. Samoggia e Magrini entrano sul terreno di gioco, Soragna e Banti accolti da una standing ovation, anche Tempestini raggiunge il cubo dei cambi. Può entrare immediatamente a uscire Leonzio, quindi stravolto il quintetto biancorosso in questo caso. Riceve Sanguinetti che poi lascia la palla per Magrini, il blocco di Samoggia che prova a buttarsi dentro, non può ricevere, aggredito Magrini dalla difesa di Esposito, ovviamente in maniera fallosa. Per bonus raggiunto, Mattia Magrini andrà in lunetta. Intanto cerca di chiarirsi Magrini, che è stato spinto nella situazione precedente. Due tiri liberi per il numero 2 biancorosso. Assegno Magrini. 13 punti nella sua partita, percorso netto fin qui della lunetta, 5 su 5. Diventa 6 su 6. Sono 4 i biancorossi in doppia cifra, oltre a Magrini a quota 14, Sanguinetti 15, Banti 13, Rezzano top scorer di questa sfida a quota addirittura 20. Samoggia prova a difendere contro Pilotti che guadagna al centro dell'area ma sbaglia poi il tiro, consegnato a Tempestini, supererà in palleggio la metà campo, anzi lo fa col passaggio verso Mattia Magrini, poi Sanguinetti in punta sfrutta in questo momento il blocco di Rezzano, poi il cambio difensivo ha portato Pilotti su di lui, un colpo al volto per Sanguinetti che ha perso palla nella situazione precedente, fallo intanto di Samoggia sulla conclusione di Pilotti che è andata a bersaglio, quindi canestro è valido, il fallo di Samoggia manderà in lunetta col tiro libero aggiuntivo, no scusate, Bergamin in lunetta col libero aggiuntivo, esce intanto Sanguinetti, ingresso per Guerra, Bergamin ha la possibilità di raggiungere quota 20, quindi eguagliare Rezzano come miglior realizzatore di questa sfida. E così è, e quindi siamo sul 7-7-4-8.
Agostini ha superato la metà campo, ecco ricevere Samoggia, che spada canestro va a servire nuovamente Tempestini. Pick and roll giocato fra Tempestini e Arezzano, non può ricevere quest'ultimo, lo fa in un secondo momento. Poi il tiro difficilissimo, second shot, Massimo Arezzano. Segna e subisce il fallo, tiro libero aggiuntivo per lui. Piacenza ha più 31, possibilità addirittura di più 32, che si concretizza. Arezzano raggiunge quota 23 punti personali. Lo scadere, la conclusione sbagliata da parte di Esposito, finisce qui 80 a 49, un terzo quarto che ha un unico padrone, ovvero la Bakery Piacenza, che con un 31 a 13 sostanzialmente ha ipotecato il risultato di questa sfida, possiamo già dirlo, difficilissimo se non praticamente impossibile per la Vivicas recuperare questi addirittura 31 punti che li separano dai biancorossi di quel Furio Steffè. Gioco che è ripreso, Alto Sabino ha commesso un'infrazione di passi, quindi Piacenza torna in attacco sul più 31 conquistato in precedenza. Negrini prova a buttarsi dentro e trova il fallo. Sale intanto Magrini con il primo libero a sua disposizione, sbaglia invece il secondo e quindi si resta sull'81 a 49. Dall'altra parte la tripla sbagliata da parte di Esposito, arriva però la palla persa di Guerra e Centani ne approfitta mandando a bersaglio questi due punti. E c'è un'altra persa da parte di Piacenza.
81-52, mi sono sbagliato in precedenza, era 48 ovviamente. Alto subito, torna sotto il muro dei 30 punti di scarto, rimane comunque un passivo piuttosto importante. Tempestini dall'altra parte fa partire un tiro difficilissimo che tocca la struttura. La palla sarà per la Vivigas. Cent'anni intanto si butta dentro, Samoggia capisce tutto, intercetta questo passaggio e poi va a servire Guerra che si butta dentro, si è servito Tempestini. Altra palla persa, l'ennesima in questo avvio di quarta frazione da parte della Bakery. Anni ha spazio per colpire dai 6,75. 81-55, è partita col piglio giusto, vedremo se vedremo fino a quando la Vivigas manterrà il piede sull'acceleratore, quando Piacenza invece darà la risposta a questo mini parziale. Samoggia che perde la maniglia, ennesima palla persa in questo avvio. 2 minuti sono, ho perso il conto delle palle perse. Alto Sabino ne sta approfittando, è chiaro che il passivo accumulato in precedenza è piuttosto consistente, ma Piacenza deve essere concentrata fino all'ultimo. Cent'anni, difficoltà serie nel palleggio, non arriva incredibilmente la palla persa, dovrà costruire contro la difesa di Guerra, arriva l'aiuto di Rezzano che però lascia lì Esposito, non ci sono rotazioni difensive, segna il numero 20 maglia blu. 81-57, ultimi 7 minuti 20 secondi da giocare in questa partita. Magrini col palleggio vivo sul lato destro, ecco Guerra a sfruttare il blocco di Massimo Rezzano che non riceve immediatamente, altra palla difficilissima per Samoggia che però controlla, spalle a canestro contro Bergamin, si butta dentro Samoggia, gira sul perno, il tiro difficilissimo non va a bersaglio. Cent'anni conduce questa transizione offensiva per i suoi, palla per Esposito che si gira sul perno, svetta Rezzano a rimbalzo sull'errore del diretto avversario. Tempestini resta lì col palleggio, poi schiaccia a terra per Samoggia che ribalta molto bene nelle mani di Magrini che ha tempo di mettere a posto i piedi e colpire dall'arco di 6,75. Primi punti dal campo per la Bakery Piacenza. Torna più 27, Magrini segue molto bene sui blocchi per Mon e quindi Coltro deve partire dal palleggio, si accetterà per Esposito, il tiro da 2 punti, praticamente coi piedi sull'arco. Palla persa, Bakery con Cent'anni che colpisce. 8-4-6-1 dice il tabellone. C'è evidentemente un errore, 84-62. A quanto pare c'è stato un errore in precedenza, perché rimane così. Fatto sta, 8-4-6-1, 6 minuti esatti alla fine di questa sfida. Siamo con Piacenza in possesso di palla, sulla difesa ovviamente allungata a tutto campo. Tempestini sul raddoppio, supera in palleggio, poi serve Mattia Magrini. Si muove Guerra che non riceve, si muove anche Tempestini. Alla fine Magrini decide di attaccare dal palleggio. Fallo da parte di Permon che si lamenta in maniera piuttosto vistosa, trattenuto addirittura dai compagni. ...14 secondi nell'attacco piacentino. Samoggia dentro da Rezzano che finta il tiro, poi si butta dentro col passo d'incrocio, trova il fallo che
probabilmente lo manderà in lunetta, giudicato ovviamente su azione di tiro. Quindi sì, ci sono due tiri liberi per Massimo Rezzano. Uno su due per Rezzano, 8-5-6-1, 5-35 da giocare. Tempestini a fare la guardia su Coltro, che adesso sfrutta il blocco di Esposito, quale si allarga con il consueto pick and pop. Coltro però si butta dentro, si appoggia di mano Mancina. Il meno 22 per la formazione ospite. Vicenza si riporta in attacco con Tempestini. Siamo in di gol palleggio, poi serve Mattia Magrini. Ribaltamento perfetto per Tempestini, ma il tiro non sarebbe comunque valso. C'è fallo in attacco per Samoggia, reo ad aver sbracciato per prendere posizione. Cambio Beccheri. Esce Rezzano tra gli applausi del palazzetto. Applausi più che meritati per quanto fatto in questa partita. 32 minuti in campo, 24 punti realizzati, 5 rimbalzi catturati. Altra ottima prova da parte del numero 8 biancorosso, mentre attacca la Vivigas con Coltro. Prova a ricevere Centanni, invece Bergamin conquista il pitturato, poi sbaglia questo tiro. Samoggia con il rimbalzo che ha favorito poi Tempestini. Vivo il suo palleggio a superare la pressione della Vivigas, pressione fallosa in questo caso. Ci sarà viaggio in lunetta per Tommaso Tempestini. Tempestini intanto ha sbagliato il primo libero a sua disposizione. Possibilità di allungare sul più 23 con questo secondo che va a bersaglio, prendendo un paio di rimbalzi sul ferro. Coltro col palleggio va a servire Bergamin. Spazio per Vermone, che sbaglia il tiro dall'arco di 6,75. Esposito con un nuovo possesso per Bergamin, che questa volta va a bersaglio. 8-6-6-6 più 20 esatto per la Beccheri Piacenza, che cerca di superare la grande pressione difensiva. Guerra marcato stretto da Centanni, poi Magrini in punta. Ecco il blocco di Samoggia, che prova a crearsi spazio dentro, viene servito in maniera errata da parte di Banti, che ha cercato un lob piuttosto difficile. Sbaglia sulla conclusione sbagliata da parte di Bergamin. C'è stato il rimbalzo offensivo di Alto Sebino, che con Permon trova il passaggio dentro per Bergamin. Fallo difensivo, è il secondo fallo di squadra per Piacenza. Per Tempestini si tratta del secondo fallo personale. Segno Bergamin, 24esimo punto nella sua partita, raggiunto Rezzano come top scorer e addirittura superato col secondo. 25 i punti realizzati dal numero 12 della Vivigas. Tempestini cerca di superare la pressione di Permon, lo fa servendo poi Guerra, che vede lo spazio per buttarsi dentro. Non riesce a servire Banti perché il passaggio è leggermente fuori misura. Contropiede da manuale per la Vivigas, time out obbligato per coach Steffè, che lancia uno sguardo piuttosto arrabbiato verso Guerra. Cerca di scuotere la propria squadra, che ora conduce soltanto di 16 lunghezze, soltanto perché il parziale
è di 6 a 22 per gli ospiti in questo quarto quarto. Vicenza ha operato un cambio, fuori Guerra, dentro nuovamente Sanguinetti. Intanto Samoggia riceve da Tempestini, si fa vedere Magrini che riceve poi in questo momento, lavora sui blocchi Sanguinetti, servito dal proprio compagno. Palla sotto Avanti che va a dare la palla nuovamente a Magrini, il quale allo scadere serve Banti. Una buona azione, ma il tiro non è valido, è arrivato dopo la sirena dei 24 secondi. Palla persa da Piacenza. Esposito non colpisce dai 6,75, Magrini a rimbalzo, predica calma, favorisce Sanguinetti che organizza questo attacco bianco-rosso. Nuovamente Magrini, serie di blocchi per liberare Sanguinetti. Centanni con una difesa molto aggressiva su di lui, quindi Tempestini lavora dal palleggio, prova a prendersi un tiro difficilissimo, non trova nulla se non le mani di Esposito che conduce addirittura questa transizione. Bergamin regge il contatto, si appoggia al tabellone, 8-6-7-2. Attenzione alla Vivigas, 14 punti, mancano soltanto 2 minuti, poco più. Entriamo in questo momento negli ultimi 2 minuti della partita. Banti a portare il blocco da Sanguinetti che però non lo sfrutta, serve poi Samoggia con metri e metri di spazio, il tiro sbagliato. Corre Centanni e trova lo spazio per buttarsi dentro. Sono soltanto 12 i punti che separano ora le squadre. Aggressiva la Vivigas con Coltro che va a commettere fallo su Sanguinetti. Bonus già raggiunto dagli ospiti e quindi viaggio in lunetta per Giacomo Sanguinetti. Bersaglio intanto Jack Sanguinetti, si muove un po' il punteggio bianco-rosso, 2 su 2 per Sanguinetti, 8 i punti realizzati dalla Bakery in più di 8 minuti, sicuramente non può esserne soddisfatto coach Steffè, intanto time out chiamato dalla Vivigas. Thank you.
campo. Resta per Alto Sebino, c'è un fallo antisportivo perché commesso prima della rimessa effettuata. Saranno due tiri liberi più possesso per Alto Sebino. Fallo di Banti, Pilotti in lunetta, con appunto due liberi a sua disposizione. Va a bersaglio col primo. Sono 13 in questo momento i punti che separano le due formazioni. 2 su 2 per il numero 11 della Vivigas, che sale a quota 11 punti realizzati. E quindi c'è il possesso per Alto Sebino, con Coltro che mantiene vivo il palleggio, poi serve proprio Pilotti che sbaglia la conclusione pesante. Fallo, vediamo contro chi. Fallo di Samoggia, quarto fallo personale. Bonus che viene raggiunto in questo momento da Piacenza. 1:36 da giocare. Riceve Centanni che si alza immediatamente da tre punti. Il tiro sbagliato, Sanguinetti assicura questo rimbalzo. Blocco duro di Samoggia per smarcare al meglio Sanguinetti, quale mantiene vivo il palleggio, si fa tutto il quarto di campo, poi si butta dentro. Fallo su di lui. E sarebbe a Genlunetta per il giocatore biancorosso. Intanto è il quinto personale per Esposito. Al suo posto entra il numero 15 Sindoni, che all'esordio in questa partita. Sbaglia intanto il primo tiro dalla linea della Carità, Giacomo Sanguinetti. Mentre va a bersaglio per il secondo, sono 18 i punti nella sua partita. Aggiungete 10 assist e 5 rimbalzi. Dall'altra parte prova il tiro immediato Alto Sebino, però Sanguinetti ha già conquistato questo rimbalzo. Serve Samoggia in corsa, che viene stoppato da Pilotti. Si alza ovviamente il ritmo della partita con Centanni, che trova due punti. 89-78, mancano 39 secondi. Fallo immediato da parte di Permon. Sarà viaggio in lunetta per Piacenza. A bersaglio Tempestini col primo libero a sua disposizione. Siamo 90-78. E c'è il 2 su 2. Time out chiesto dalla Vivigas.
Pilloni ad effettuare la rimessa. Riceve Pilotti che si prende il tiro immediato, lo sbaglia, lottano tutti, alla fine Tempestini ad avere la meglio. E sul fallo subito andrà nuovamente in lunetta il playmaker ex Monsummano. Sale intanto Tempestini col primo libero a sua disposizione, 52 secondi, 6 decimi da giocare in questa partita. Piacenza inizierà avanti di 15 lunghezze dopo la 2 su 2 di Tommaso Tempestini. Cambio difensivo porta avanti su Cent'anni, poi arriva la quasi palla persa da parte di Alto Sevino, che però con Permon trova il tiro sbagliato, però Samoggia a rimbalzo riesce a servire Leonzio, che è rientrato in precedenza sul terreno di gioco. 30 secondi alla fine di questa sfida, tocco da dietro da parte di Coltro, che poi si allarga, non riceve da Permon perché si butta dentro il numero 6 della Vivigas, va ad appoggiare due punti. Samoggia consegna a Leonzio, il quale mette palla a terra, va a servire Samoggia, ma prima del completamento del passaggio c'è il fallo sul numero 20 bianco e rosso, il quale andrà nuovamente in lunetta. Entrerà Simone Libe, il giovane classe 98 prodotto del settore giovanile della Becker Piacenza. Entrerà in lunetta con due tiri liberi a sua disposizione, sbaglia intanto il primo. Segna il secondo, esce Leonzio e per l'appunto entra fa proprio esordio in questa partita Simone Libè. Cent'anni supera la metà campo, il tiro preso immediatamente da tre punti, il tocco di Banti a favorire Tempestini, corre Libè che viene servito, si arresta, si appoggia a tabellone e corregge col tapin Magrini. C'è spazio per Piotti che sbaglia il tiro, finisce qui la partita. Piacenza vince 96-80 nonostante un ultimo quarto addirittura da 16-32 di parziale. Prossima settimana il campionato sarà fermo per la Coppa Italia. Piacenza tornerà in campo il 12 di marzo contro Orzi Nuovi, una trasferta veramente molto impegnativa. Per questa sera è tutto, a tutti una buona serata e buon basket.